Ancora Wallace in mezzo al campo, prova ad avanzare, palla al piede, non c'è schermo. Attenzione a Wallace, prova al destro, Handanovic col Madonna ginocchio e mia, poi Barella ragazzi. di tacco, la rimette Mamma in mia. area. Brozovic alza un campanile e poi di testa, ancora Grande. Lautaro, va a cercare Correa che non c'è. Poi Barella Fermato. recupera un pallone, buono, attenzione a Lautaro, Lautaro, lento, 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 lento! Riparte l'Udinese sulla destra, Di Marco non riesce a chiudere, Dumfries sì. Vediamo un po', pallone dietro per Qua c'era Handanovic. fallo però, Filippo. Ma non c'è fallo, Vedrai. lì è stato lento No, lui. guarda. È stato lento lui. Vedrai, qua c'era il fallo. Ah, va, dai, è lento nella giocata. Ancora Barella in possesso palla. Forse c'è un giocatore a terra. L'Inter rallenta un po' la manovra. Skriniar. Lautaro. Lautaro? Eh sì. Lautaro non è che c'è uno di quelli che fa parte della Ma categoria un cosa po' fanno? di Cuadrado, eccetera, Allora, eccetera. Acerbi porta palla, vede Gagliardini a 1 metro sulla sinistra. Vicino alla linea dell'out, si guardano, Gagliardini aspetta il pallone, Acerbi glielo dà, Gagliardini fa il passo in avanti, palla in fallo laterale. Ed esce Acerbi adesso. Esce, sì. Cambio uomo per uomo, eh. Mai, non prova mai Inzaghi A cambiare in a fare corso, qualcosa sì. che sia di livello Sì. tattico, cioè lui cambia sempre uomo per uomo. E questo, sei d'accordo anche su questo? Sì. Sei d'accordo No, su non questo sono d'accordo su questo cambio? caso, in questo caso, non serve. Non serve. Cioè, Acerbi non mi sembra che Ma no, stesse ma anche perché andando. stai pareggiando, sei al 78esimo, a questo punto, scusami, ti dico la verità, prendere 0 punti o rischiare di prendere 3, io rischierei di Ah, prendere tutta la 3. vita. Cioè, No, ma più con che quello che c'hai altro davanti oggi. cambiare la difesa adesso, Non ha senso, con non ha Acerbi che senso. Non ha senso. comunque Poi il magari ti fa suo. il gol De Vrij e allora ha ragione lui, ma quello sarebbe un colpo di fortuna. Ma guarda, io sarei il Intanto primo a essere felice. Arslan ed è boss Anche perché ormai quanti cambi abbiamo Ibrahimovic. fatto? Quattro? No, 5 Quattro infatti. abbiamo Anche fatto. l'Udinese Credo che andrà a sia cambiare. l'ultimo questo. O cinque. No, ne hai fatti due nel primo E tempo, sei poi nel secondo. Darmian, Dzeko e questo. No, con questa storia Udinese. che tutti devono essere pronti, no? Come ha detto Inzaghi più volte, però alla fine mi sembra che si mischino troppe le carte e poi non ci siano punti di riferimento reali, no? In una formazione. Guarda caso, adesso siamo sull'uno pari, poi magari mi smentiscono tra 30 secondi, ma da quando Dzeko è uscito l'Inter non tiene più su palla. Attenzione a De Vrij, cosa si inventa De Vrij? Regala un calcio d'angolo all'Udinese, era in netto anticipo De Vrij, bastava proteggere il pallone che stava uscendo dal campo, prova un mezzo sombrero che gli rimane sullo stinco e la palla va in corner. Io non lo so, raga, io non so come spiegare queste cose da parte di giocatori che, voglio dire, hanno vinto in questi 2 anni tanto, cioè che sono abituati a giocare queste partite importanti, non capisco. Come possa succedere una cosa del genere a un giocatore de come De Vrij o come Brozovic che sbaglia il passaggio a 1 metro? Arriva il cross di De Olofeu, colpo di testa e gol dell'Udinese. Giusto così, giusto così. Eccolo qua. Gol Giusto così, giusto così. Ed è meritato, eh. Allora, nel finale arriva il colpo di testa di De Non lo so. Olofeu, esulta giustamente Lorenzo e qui invece Filippo e Alessandro scuri in volto perché 30 secondi al 90esimo, poi sarà recupero, l'Inter è sotto, adesso attacca Filippo. Sì, ha avuto una buona occasione Lautaro, ha ciccato il pallone, ne ha avuto un'altra Correa, non ha capito nulla di quello che doveva fare. Attenzione ora Brozovic, Silvestri non trattiene, Lautaro, palla che rimane lì. Aia, C'è aia, fallo di Lautaro, calcio di punizione aia. Aia. su Silvestri. Fatto male qua. Eh sì, un impatto duro. Lautaro ovviamente ha cercato la palla, però. Qua. Ah no, meno Adesso male, mezza rissa in area di rigore, 5 minuti di recupero. È veramente un Inter deludente a dir poco, confusa, senza idee, sciupona, arruffona, aia. poco lui. Ma no, ma guarda, non riesco neanche a descrivere. Però la palla l'ha presa Sì, Lautaro. ma No, non è Lautaro. fuorigioco. Ah, Se avesse è segnato fuorigioco. sarebbe stato No, è valido. fuorigioco, eh. Era fuorigioco? Sul tiro di Brozo c'è fuorigioco, Lautaro. Di 1 metro. Tanto rivediamo il gol. Se l'è perso De Vrij, Cioè, ragazzi. De Vrij non solo regala il calcio d'angolo, ma si perde anche Bisciol perché è suo. Ma mi spieghi il senso di togliere il difensore centrale di una difesa che già quest'anno fa molta fatica. Sì. All'85esimo sull'1-1 tu Nessuno. mischi le carte della difesa togliendo il Nessuno. Hai difensore ragione. centrale che stava tra l'altro giocando bene Sì. e stava dando ordine al reparto Hai difensivo. ragione. Tu lo togli all'85esimo sull'1-1. Ma cosa ti è venuto in mente? Per far entrare uno che quest'anno sta facendo una fatica di bestia. Ma cosa cavolo vuol dire? Ma che senso ha? Palla totale.
è andato in palla anche lui. Allora ha dato 5 di recupero, ma non si è mai giocato, quindi secondo me 5, ma da quando riprende la partita? Ma è allucinante. Dalle 3. Comunque Inzaghi è dall'anno scorso che è in palla, non è da un mese a questa parte, perché adesso è vero che bisogna rivangare ancora il passato, però se l'anno scorso al posto di Inzaghi ci fosse stato Conte, a febbraio lo scudetto era finito. Sì, questa è una cosa di cui non avremmo mai la controprova, però è chiaro che possiamo pensarlo. No, Conte non ti fa 7 partite così, Conte entra negli spogliatoi e prende a martellate. Però Ale, basta con questa storia di Conte, Conte non l'ha mandato via l'Inter, Conte se n'è andato, ha visto che andavano via 2 giocatori, 3 giocatori, ha detto vi saluto, questo, e se n'è andato via. Filippo, l'anno prima dello scudetto, Conte lo ha perso uno scudetto, perdendo col Bologna in casa in 11 contro 10, pareggiando col Sassuolo al 95esimo quando vincevi 3-2, perdendo una finale di Europa League, Filippo, fatendo giocare con Gliardini questo, e non Eriksen. Basta no, con questa Filippo, storia di Conte, con basta. Con questo di Conte, cosa voglio dire con quella storia di Conte? Voglio dire che Conte è più bravo di Inzaghi, scopriamo l'acqua calda, che Conte è più bravo di Inzaghi, lo scopriamo oggi. Non voglio dire questo, voglio dire che l'Inter, vince gli scudetti, li ha sempre vinti con l'allenatore Cazzuti. Infatti, Mancini, quello lo pagavi 12 milioni Conte, e questo lo paghi la metà. Occhio. De Vrij si fa saltare un'altra volta come un birillo. De Olofeu dalla destra, cross in mezzo, c'è tutto solo Arslan. Gol 3-1. No, gol 3-1, è notte fonda adesso per l'Inter. Sarà una sosta lunga. Dai, è una vergogna. De Vrij non sta in piedi. Vogliamo parlare di Barella che vede che ha l'uomo dietro e se ne frega? Che razza di marcatura è questa? Barella vede che ha l'uomo dietro e se ne frega. Ma l'Inter si è squagliata proprio. Ma l'Inter non è una squadra quest'anno. L'Inter quest'anno non è una squadra. L'Inter appena si alza un po' il livello, va in pappa. Si è alzato il livello con la Lazio, hai perso 3-1. Si è alzato il livello col Milan, hai perso. Si è alzato il livello oggi, hai perso. Vinci le partite che devi vincere. Col Victoria Pilsen, con la Cremonese, con lo Spezia, e vinci quelle partite lì. Ma poi quando arriva l'avversario difficile, perché io l'ho detto all'inizio della trasmissione, adesso noi facciamo passare e parliamo solo dell'Inter. Io ho parlato dell'Udinese dal primo minuto, quando si diceva sulla carta l'Inter oggi deve vincere. No, oggi aveva di fronte l'Udinese, bisogna contestualizzare. E infatti la partita è andata così. Ok, quindi l'Inter appena si alza il livello scompare, non è una squadra, l'Inter in questo momento non è una squadra e bisogna chiedere il perché all'allenatore. All'allenatore bisogna bussargli alla porta, dirgli scusi signor Inzaghi, abbiamo tre sconfitte in campionato già, le tre trasferte difficili, abbiamo perse tutte nettamente, ci dà una spiegazione per favore? Ci dà una spiegazione perché oggi esce Acerbi, entra De Vrij a 5 minuti dalla fine sull'1-1? Ci dà una spiegazione perché esce Dzeko, che è l'unico che teneva la squadra alta? Ci dà una cacchio di spiegazione? Per favore? Perché tre sconfitte sono già tante, su 7 partite, campionato, eh? Su 7 partite, ragazzi, è quasi ma la metà. Stiamo scherzando? Sì. Ci spiega perché Barella non segue l'uomo adesso che si inserisce, lo vede, lo lascia andare? Perché? Cos'ha sta squadra? Cos'ha che non va? E poi ce lo dirà in conferenza. Cominciano stampa. A essere davvero tante, effettivamente. Oh, sono 3 su 7. 3 più quella col Bayern in Champions, sono 4 in un Vabbè, mese. Col di Bayern ci poteva stare. Sì. Diciamo guarda, il Bayern non vince la Bundesliga l'unica. Da un mese. Esatto. Ieri ha perso anche con l'Augsburg, quindi non è il miglior Bayern però, della storia. Vabbè, eh. Quella diciamo non fa testo. Tanto ho avuto una settimana difficile io, e quando perdo la Juve sono solo gli interisti che mi scrivono. Sto rispondendo in ordine un attimo. Ah, prego. Tanto dalle 3 tocca a te, quindi poi... Sì, vabbè, ma è una formalità quella di oggi per noi. Dalle 3 tocca a te, non ti preoccupare. Oggi serve per esonerare Allegri. Allora, punizione per l'Inter di Marco, ormai conta poco, credo, però, insomma... Mi hanno fatto prendere la barriera, ma poi chi se ne frega? Cioè, questo è un atteggiamento di una finita la partita. 3-1 per l'Udinese. Sì. Terza sconfitta dell'Inter. Scandaloso! Finisce qui. Allora, intanto vorrei dare merito a Lorenzo Petizziol, perché la sua Udinese è prima in classifica. Lorenzo, ti meriti un applauso e non ci sono dubbi su questo. Bravi. Però, Filippo, con tutti i complimenti che si possono e si devono fare all'Udinese, la sensazione è che l'Inter oggi ci abbia messo molto del suo, è andata in vantaggio subito, quindi la partita, se vogliamo, la poteva anche gestire, va bene, non riesce a gestirla, prendi 1-1, ma poi tutto si assesta nel finale, disastro. No, ma questa è una squadra senza carattere, è una squadra senza idee, con un allenatore che in questo momento non sta dando quello che in più dovrebbe dare a uno spogliatoio, a un gruppo che è in grandissima difficoltà, non è tanto il risultato, non è solo il risultato, è come l'Inter affronta le partite,
sembra proprio una squadra che gioca con sufficienza, sbagliano i passaggi a due metri, uno parte in diagonale e non gli dà la palla, l'altro fa il due dribbling in più, quell'altro prova l'uno contro uno, perde il pallone ogni volta, quell'altro entra e fa quello che ha fatto De Vrij, ma già farlo entrare De Vrij a 5 minuti dalla fine è una follia, ma è una follia, tu fai uscire Acerbi per far entrare De Vrij, non ha avuto un infortunio, niente, a 5 minuti dalla fine tu cambi la difesa con quello che la stava comandando, che la stava comandando anche bene, che hai voluto tu! E che è reduce da una grande partita in Champions. Cioè io veramente, ci sono delle robe che non riesco proprio a capire. È una squadra completamente allo sbando. E quello che entra è l'uomo che combina il disastro, esatto, da cui nasce, ma uno. Allora, cioè, al di là del fatto che De Vrij è in difficoltà da parecchio tempo, ok, tu, nella tua testa, cosa c'è per decidere di far entrare un giocatore in grandissima difficoltà in un ruolo chiave al posto di uno che in quel ruolo chiave sta facendo il 100%? Sull'1-1 in trasferta contro una squadra che sta bene, che ha fisico, che ha velocità, che ti sta mettendo in grandissima difficoltà. Cioè, qual è il senso? Ma me lo devono spiegare qual è il senso, perché io non lo capisco. Posso capire mi togli Dzeko al posto di Lautaro, posso capirlo già di più, ma De Vrij a Acerbi non ha nessun tipo di senso, ma neanche se stiamo qua 2 ore a cercarlo il senso. A meno che Acerbi non ti dice mister cambio perché mi fa male il polpaccio, e dici vabbè c'è un infortunio, lo cambio. Ma se non ti chiede niente, ma lascialo lì! Ma cosa lo togli? Ma poi a 5 minuti dalla fine. A 5 minuti dalla fine! A 5 minuti dalla fine. Sì, giuro. Anche Geo per che strategia per è a 5 minuti lì, dalla fine? Cioè devi comunque andare a tenere chi ti può aiutare realmente, perché Geo in quel momento era in partita. Dzeko meglio di Lautaro. Ma quando è uscito fuori Dzeko, noi la palla non l'abbiamo più tenuta. Infatti, basta. Si è completamente capovolta la situazione. Quello è stato il primo errore, abbassare la squadra. Cioè, Lautaro si vedeva che non sì, era... Sì, però questa squadra non è in difficoltà, Inzaghi non è in difficoltà da metà agosto, dal campionato che è iniziato. È da marzo, febbraio dell'anno scorso che fa ste cappellate. Non è oggi. Beh, io fossi la società, un pensierino. Ma io anche due gliene farei. Con questa di pensierino, sosta. Uno. Adesso che c'è la sosta, capito? Perché sì. Adesso saranno 15 giorni per loro, no? Non belli, succederà, cioè l'Inter ha rinnovato il contratto. E il problema Inzaghi è che se gli fai questa domanda a Marotta, gli dà la stessa risposta di... Gli arriva bene, lo paghi tu. sì. Sicuro, magari perché... Marotta, che è un po' più scafato, non lo dirà. Arriva bene, invece lo ha detto. Dobbiamo andare in pubblicità. Prima però voglio ringraziare e salutare Lorenzo Petizioll. Lasciamolo a una domenica di festa. Dove vai adesso, Lorenzo? A bere. Vai. No, sono a Stemio. Tra no, come? A Udine a Stemio? No, infatti, io ho imparato a bere a Udine. A militare, lì mi hanno intossicato. Beh, oggi ti invidiamo, Lorenzo. Aspettiamo le partite dopo, ma ti invidiamo. Ti ringrazio, Lucia, rispondere. Però veramente io sto perché questo Udinese è una squadra che gioca a calcio. Assolutamente. Ha un grande allenatore, hanno voglia di stupire e lo stanno facendo. E voglio ricordare che diceva che delle compravendite che il signor Colina, che è stato ceduto per 25-30 milioni l'anno prima, aveva acquistato ed è nazionale per parametro zero. Quindi una società privata e ha comprati altri, non è facile trovare. E tutti prendono esempio, ma nessuno ci riesce a portare. Quindi un Udinese che ha meritato di vincere e devo dire purtroppo che Inzaghi ha sbagliato tutti i campi, scusate. Sì. E per un po' di ore saremo primi in classifica. Fatevene una ragione perché io adesso vado a godere. Bravo, e bravo. Vi ringrazio. Bravo. Ciao amici tutti. Bravo Lorenzo, vai a festeggiare. Ciao Filippo. Salutiamo la polista. Ciao Lorenzo.